Eccoci qua, siamo nel 2022, siamo giunti alla settima edizione del Premio Terra Laboris, che è un traguardo veramente importante. Ma sicuramente questo premio, voi lo sapete tutti, che si fa in questo modo, si realizza in questo modo grazie ad Aldo Vucai ed Enrico Napolitano, e che quest'anno ci hanno fatto questo gioiellino che verrà consegnato a Marco Tomassi, il più grosso costruttore di Zampogna in Europa e chi ha ricostruito, ha rimesso in piedi la sordellina napoletana. Aldo, che ne pensi di quest'anno, la settima edizione? Ma come ogni anno i meriti vanno a chi merita. E Alta Terra di Lavoro sa scegliere veramente gli artigiani, gli uomini della nostra terra che sanno mettere il risalto le nostre qualità. In effetti, Aldo, se può dire artigiano come te, quindi mai come questa volta in maniera diversa, però fa cose originali come le fai tu. L'artigianato, il nostro artigianato, è sempre stato un artigianato d'eccellenza che si è fatto onore del mondo, anche se i tempi diventano sempre più difficili, ma continua a farsi onore. Ma forse con i tempi difficili forse ci sarà una scoperta dell'artigianato, sicuramente. La scoperta dell'artigianato ci deve essere e c'è. Cioè, si avvia, perché vedo anche dei giovani che si affacciano alla manualità, all'ingegno, quindi le premesse ci sono. Quindi dare il premio a Marco è stato a un valore doppio, triplo, quadruplo, perché mai come in questo momento storico è stata la scelta più azzeccata. Ma è stata una scelta veramente inaspettata, nel senso che qualcosa messo in risalto, la musica poi nel nostro territorio è sempre stata un'eccellenza, e avere persone che anche studiando, scoprendo e rielaborando e rimettendo in luce antichi strumenti sono riusciti veramente a renderci. Ma poi Marco c'ha la caratteristica, si vede proprio che è un figlio del regno, un figlio della napoletanità, della napolitanità. Marco ha la caratteristica che lui è un ingegnere che ha deciso di fare l'artigiano, cioè all'inizio ha fatto il percorso inverso, quindi per questo è una cosa eccezionale. E devo dire che lo sai che i sei premi fino adesso tutti belli, ma anche questo non smentiscono gli altri, sono tutti figli nostri. Poter dire che uno è più bello dell'altro è un delitto. Ognuno ha una storia a sé, una caratteristica sua particolare. Ogni premio che facciamo è uno stato d'animo sempre più rinnovato e sempre più. Un saluto anche Enrico, che lui è il tuo braccio destro per questa realizzazione. Enrico è fondamentale nella realizzazione di questo premio. E io, Aldo, io ti ringrazio a nome di tutta l'Alta Terra di Lavoro, ti ringrazio a nome di tutta la patria napoletana. E anche della capitale Napoli. L'opportunità che mi date. No, noi ringraziamo te, perché se tu domani mattina all'improvviso dici non voglio più fare, noi ci metteresti in una crisi enorme, perché questo premio è legato lunga a te vita e a voi. Enrico Napolitano e Aldo Vucai. Sì, è perché sennò, quando meno, perché sennò ci metto in crisi. Continuerà mia figlia. Ma no, ha da gamba 100 anni, Aldo, che gente come te non nasce più purtroppo. Ti ringrazio di cuore, Aldo, veramente ci avete regalato un altro momento importante, che il 10 settembre, questo lo manderemo dopo che la sarà consegnato, abbiamo consegnato questo premio che effettivamente ci rende tutto più orgogliosi. Non abbiamo bisogno di essere orgogliosi, no, ci rende, siamo noi e basta. Ci rende più contenti, perché una napoletana sa che la felicità non esiste, però ha imparato a campare contenti, che non è una cosa da poco. Grazie ancora, Aldo. Ciao, grazie.